I primi eventi della Settimana Santa del 2020 si sono già conclusi tra l'entusiasmo ed emozione dei cittadini, ma anche la curiosità dei visitatori arrivati in città. Le bare, qualche ora prima dell'inizio della manifestazione, hanno lasciato il museo che si trova nei locali della chiesa di San Pio X per raggiungere le diverse stazioni lungo il percorso tradizionale della Via Crucis, contemplando le bare. L'evento, svoltosi nella serata di sabato 9 aprile, ha richiamato molti fedeli, così come la processione di Gesù Nazareno durante la Domenica delle Palme. Le musiche delle bande musicali, i colori dei fiori della barca su cui erge il simulacro di Gesù Nazareno, le voci dei portatori, le luci delle candele, le preghiere dei devoti hanno inondato nuovamente le vie del centro storico cittadino dopo la pausa degli ultimi anni per la situazione sanitaria, un appuntamento con le tradizioni a cui molti nisseni non hanno rinunciato. Molto, molto sentita dal popolo nisseno, l'abbiamo visto anche dalla partecipazione delle persone alla processione e devo dire molto prudenti, ecco. Anche stamattina a messa molta gente ha sentito il bisogno di ritornare in chiesa. Veramente queste feste sono molto sentite dal popolo nisseno e penso da tutto il popolo siciliano. Speriamo che sia un ritorno alla normalità. Un augurio per tutti noi. E per tutta questa situazione che è un po' particolare in questo momento. Dopo tutta questa pandemia che c'è stata, finalmente è stata una cosa bellissima. È un legame con le tradizioni nissene, è un'antichissima tradizione. A noi piace che questa cosa sia conosciuta nel mondo e che cominci a essere apprezzata. Ho provato una grande emozione. Dopo 2 anni, diciamo, di fermo, non Lei vedevamo era. l'ora. Grande emozione dopo 2 anni di questo lockdown che è stato tremendo per noi tutti e si vede dalla partecipazione, io non avevo mai visto tanta gente in questa processione, onestamente negli anni passati. Quindi questo dimostra che la gente finalmente sta cercando di riprendere la propria vita.